Buongiorno a tutti, siamo qua al completo per darvi una bellissima notizia. Finalmente ci sono state consegnate le aree dal demanio regionale per poter procedere all'inizio dei lavori di rifacimento del Lido Azzurro. I lavori erano bloccati perché c'erano delle irregolarità fortissime. Infatti il contratto era stato appaltato quando le aree non erano di competenza del comune, che non era quindi in possesso e non poteva assolutamente fare nulla. Per cui abbiamo dovuto recuperare la disponibilità e la titolarità del possesso su queste aree per poi poter cominciare i lavori. È stato lungo e difficile perché voi, come sapete tutti, il comune era stato lasciato senza disponibilità economica, per cui abbiamo dovuto quantificare il dovuto da parte della precedente amministrazione al demanio. E si tratta di centinaia di migliaia di euro. Abbiamo dovuto capire chi dovesse pagare perché parte di questa cifra era di competenza dell'OSL e poi regolarizzare questi due ultimi 2 anni. Finalmente, facendo tanti sacrifici, siamo riusciti nell'impresa, con un'interlocuzione costante con la Regione, abbiamo conseguito questo risultato. Ci hanno ufficialmente messo nel possesso delle aree, per cui a brevissimo cominceranno i lavori. Abbiamo convocato l'impresa e a breve convocheremo anche gli imprenditori della zona per cominciare immediatamente i lavori, però creando il minor disagio possibile agli stessi. Siamo davvero contentissimi, è stato molto faticoso perché la burocrazia è tanta. Devo ringraziare anche l'assessore Maria Calabrese con cui abbiamo cominciato questa intrapresa, naturalmente l'assessore al ramo, l'architetto Tripodi e comunque tutta la giunta, perché alla fine siamo tutt'uno. Questo successo non è nostro, è un successo di Porto Empedocle, perché Porto Empedocle ha deciso che noi fossimo lì, ci ha dato questa fiducia e noi speriamo sempre di meritarcela. Grazie a tutti.